Se gli altri fanno i saldi, noi facciamo gli sconti. Ottica Franchini, in via Marco Perennio, via Garibaldi, via Vittorio Veneto. Quando superi i grandi traguardi e quando devi ripartire da zero. Quando andare avanti a un'impresa e quando è una passeggiata. Quando splende il sole e quando si scatena la tempesta. Quando la strada è in salita e quando invece è in discesa. Quando la vita non è rosa e quando finalmente lo diventa. Noi di Sara Assicurazioni siamo al vostro fianco in ogni tappa. Agenzia Sara Arezzo Arno, l'agenzia che ha a cuore la tua sicurezza. Ad Arezzo, in piazza Gori e Zucchi 7 e con i punti vendita di Città di Castello, Sansepolcro, Castiglion Fiorentino e Cesa. Bentrovati alla prima puntata della nostra trasmissione Per Vederci Chiaro. Allora, affronteremo due grandi tematiche, quella dell'assicurazione e quella dell'ottica. In questa prima puntata iniziamo proprio dal mondo dell'ottica e quindi non potevamo che farlo con il nostro Piero Franchini. Allora, da che cosa vogliamo iniziare? Proprio dai rudimenti, no? Anche un po' da... Sì, iniziamo appunto da questo nostro strumento, da questa nostra app, perché quando non esistevano i telefonini noi avevamo già queste app, no? Quindi questi nostri strumenti che sono quelli poi che ci danno la possibilità di avere delle nostre, diciamo, soddisfazioni, delle nostre cose che tutti i giorni abbiamo, proprio grazie a ciò che vediamo, già grazie a ciò che sentiamo e tutto quello che noi abbiamo, diciamo, congegnato nel nostro organismo. E praticamente ecco l'occhio, e noi ora lo vedremo, questo strumento appunto che è molto importante, è, diciamo, congegnato in modo che certe volte magari studiandolo un attimino rimarremo impressionati, perché effettivamente è fatto in un modo che solo madre natura può fare, quindi ecco, ha tutte quelle cose che ma oggi è facile pensare che con i computer ci sono, però queste sono cose naturali che non hanno bisogno di niente, quindi ecco, tutto ciò che è venuto dopo, compreso anche i computer, sono derivano appunto da queste questa ingegneria che il nostro Dio ha creato. E quindi ecco, quindi però ecco, diciamo che anche l'occhio ha subito grandi trasformazioni, perché praticamente i nostri strumenti, ecco appunto, e qui li vediamo, e sono appunto tutto ciò che fa parte del globo oculare e quello giù in basso, quindi ecco, da lì si parte appunto con tutte le varie cose che fanno parte, quindi la retina, la macula, quindi il cristallino, ecco, e tutto ciò che compone l'occhio ha una grandissima importanza. L'importanza è quella appunto che ognuno di loro, di questi piccoli strumenti che sono appunto di queste piccole schede che sono dentro al nostro occhio,
svolge una propria attività e poi il nostro cervello fonde le visioni dei due occhi, praticamente, perché noi nel nostro cervello riceviamo due immagini ben diverse e quindi poi vengono chiaramente fuse in un'unica immagine. Quindi voi pensate allo sforzo che continuamente 24 ore su 24, eccetto quando dormiamo, chiaramente che non c'è necessità, però ecco questo cervello che deve fondere queste immagini e molto difficilmente sono uguali, quindi deve continuamente elaborarle, aggiustarle, quindi userà il nostro cervello il Photoshop, userà quello che noi appunto oggi usiamo nel computer perché, per cercare di farti vedere. Per questo che è importante vedere, di correggere nel miglior modo possibile, quindi i nostri due occhi, in modo da avere una visione, diciamo, che sia uguale, perché il cervello lavori meno, perché tutto ciò, lo sforzo che il nostro cervello fa per cercare di fondere queste immagini, chiaramente usando questa, diciamo, potenzialità per questo, chiaramente ne abbiamo meno per poter usare anche per altre cose, quindi per lo studio, quindi ecco, ma l'occhio è stato, insomma, nel tempo abbiamo cercato di riprodurlo, perché ovviamente noi abbiamo gli smartphone, qui c'è una videocamera, quella che ci riprende è una telecamera, poi ci sono le macchine fotografiche, si dice, no, l'occhio della telecamera, l'occhio del... Ecco, no, però quello che noi vediamo con i nostri occhi è diverso rispetto a quello che si cerca di riprodurre, diciamo, si chiama sempre occhio, ma all'interno di una macchina, no? E perché questo? Sì, dunque, allora, partiamo dal presupposto che chi anticamente ha studiato le macchine dai fratelli Lumière, quindi già da Galileo, per dire, no, che ha fatto i primi strumenti ottici, praticamente è partito appunto dalla nostra visione, quindi dal nostro occhio, ecco. Quindi ecco, c'è un collegamento che non poteva essere diverso, perché sennò non avresti mai potuto inventare, per dire, uno strumento che oggi è la telecamera o una macchina fotografica, se non avessi conosciuto bene come funziona un occhio. Quindi ecco, diciamo che partendo cioè chiaramente l'occhio è molto più perfetto, anche se noi, ecco, cioè oggi, quello che io vedo ad occhio nudo, si dice spesso in gergo, non la telecamera non me lo raccoglie. Infatti noi spesso e volentieri non riusciamo, se voi, ecco, tornando qui un attimino alla fotografia, noi vediamo certe volte delle fotografie che vengono fuori, nonostante che non vengano magari ritoccate con Photoshop, no, con dei colori ben diversi da ciò che vede il nostro occhio. Perché? Perché la perfezione, diciamo, che nei colori e nella visione è solo data dai nostri recettori ottici, quindi noi abbiamo questi gangli che sono appunto i recettori che ricevono le nostre radiazioni ottiche, praticamente che arrivano in modo parallelo dentro al nostro occhio e convergono praticamente in un punto che è la macula, e dove lì, chiaramente nella retina, e dove ci sono appunto questi recettori che ricevono queste immagini, e pensate che le ricevono quasi sempre in modo diverso, perché le focalità non sono uguali, perché noi guardiamo un oggetto, uno è più vicino, uno più lontano, quindi ecco, voi pensate che la macchina fotografica, c'è l'autofocus e che ti mette a fuoco solo lo strumento che te vuoi fotografare o vuoi, però il dietro magari ti viene sfocato, mentre invece noi con i nostri occhi riusciamo a guardare l'oggetto e vediamo perfettamente a fuoco anche il retro. È vero, sì, questa, quindi, è una cosa che non... Sì, ecco, ma questo è appunto, diciamo, che appunto queste piccole cose magari noi si tralasciano, però ecco, per capire l'importanza appunto di quello che vuol dire curare i nostri occhi, e quindi curarli vuol dire tenerne conto, e l'ho detto forse nella prima puntata, appunto, che solo il 37% delle persone che non vedono e vanno a curare il proprio occhio o a farsi vedere, e chiaramente
la cosa più importante, la prima cosa più importante è quella di andare da un medico oculista che è far vedere come funziona questo strumento, perché è chiaro che noi da chi andiamo per usare la nostra macchina? Andiamo dal meccanico, facciamo vedere che tutto funzioni bene, ecco, e così dovremmo fare con i nostri strumenti che abbiamo nel nostro corpo, che prima dobbiamo andare dagli esperti, poi dopodiché chiaramente l'oculista vedrà prima di tutto se l'occhio è sano, se ha bisogno di essere in qualche modo seguito e curato, e dopodiché poi con gli occhiali si riesce, con gli occhiali, con le lenti a contatto si riesce ad avere una visione perfetta. Il problema è stato appunto in questi ultimi tempi, lo accenniamo così velocemente, sì. Poi dopo ne parleremo più approfonditamente, è l'avvento dei LED. I LED che noi ce l'hanno venduti come un grosso esperimento, diciamo, progresso, quindi invece purtroppo dobbiamo sapere che noi non tutte le cose che abbiamo fatte, costruite, fanno parte di un vero progresso. A certe volte ce le vendono come progresso, invece non lo è. Ecco, sappiate che le luci LED sono le più dannose per gli occhi e nulla hanno fatto per cercare di eliminare questi problemi che possono creare. Infatti noi abbiamo, negli schermi, cioè prima l'avevamo le luci LED, ecco, noi vediamo che questo occhio quadrato, perché il nostro occhio non è quadrato, ma oggi si è dovuto abituare, perché noi guardiamo molto spesso questi oggetti e quindi ecco, e sono di solito sono di forma quadrata o rettangolare, quindi e il nostro occhio si è dovuto adeguare a tutto ciò. Però non si può adeguare a tutte le radiazioni che emettono questi strumenti, quindi che emettono i LED, quindi questi UV dannosi, queste diciamo, radiazioni che tutto sommato portano a creare delle frizioni molto importanti sui nostri recettori e quindi addirittura arrivando al punto di bruciarli proprio, e quindi ed è lì poi arriva purtroppo la maculopatia. E quindi ecco, e però prima di arrivare alla maculopatia ci sono le varie retiniti, però è un problema che affronteremo via via durante, perché ci sono possibilità appunto di poter frenare un po' il discorso, e purtroppo oggi la tecnica, i nostri grandi scienziati proseguono in modo senza curarsi di ciò che è avvenuto. Noi abbiamo visto che noi usavamo i sacchetti, la plastica, le cose, e non ci siamo curati minimamente quello che avrebbero creato. Così oggi lo faremo con altre cose, con altre che cerchiamo di tamponare certe cose, però purtroppo ne creiamo altre che creeranno problemi in futuro. Quindi ecco. Va bene, però d'altra parte almeno gli ottici, se no che cosa servono? No, però insomma la cura e la prevenzione, ecco, credo che sia fondamentale. Noi cercheremo di farvi capire anche con questa trasmissione come alcune di queste malattie che insomma Piero citava possono essere insomma prevenute, piuttosto che invece arrivare poi al momento, sicuramente, ecco, della malattia, che insomma curabile tutto quanto o quantomeno arginabile, però se uno non ci arriva forse è anche meglio, no? E allora qualche buon consiglio di comportamento corretto quando si parla insomma di vista cercheremo di darlo, giusto? Specialmente per chi diciamo usa spesso questi strumenti, cioè chi purtroppo ci lavora 6-8 ore per dire davanti a questi strumenti, e quelli la prima cosa che devono fare appunto cercare di salvaguardare il proprio strumento, uno dei strumenti più importanti del nostro corpo, di cercare di salvaguardarlo con le cose che la scienza ha messo in atto per poterle prevenire appunto eventuali altri difetti.
Allora, siamo arrivati al termine di questa prima puntata dedicata al mondo dell'ottica. Quello che noi cerchiamo di dirvi è soprattutto di affidarvi, insomma, a professionisti, perché ecco, soprattutto quando si parla di vista, mai in generale, ma insomma, affidarsi a chi si improvvisa non è certo una cosa, come dire, furba e intelligente, tutt'altro. Quindi affidatevi, insomma, a chi il mestiere lo conosce. Su Piero credo di avere davvero nessun dubbio su questo, e quindi la prossima settimana magari, insomma, io, visto che sono una mamma, magari ti chiedo qualche consiglio anche per i bambini, a che età è giusto iniziare a controllare la vista, senza allarmarsi ovviamente, no, assolutamente, però, no. Però insomma ci saranno delle piccole regoline, no, d'oro da seguire, ecco, e quindi vorrei farvi un attimino velocemente riflettere. Voi pensate che tutte le cose che avvengono nella vista, no, nella nostra vita, tutte le cose che avvengono nella nostra vita, il primo strumento che attraversano è l'occhio. Sì, il primo quindi, senso è la vista. Quindi ecco perché noi dobbiamo prima di tutto vedere, dopodiché cominciamo a capire, cominciamo a interpretare, e quindi ecco, quindi l'occhio è il primo strumento che va tenuto di conto e tutelato. Bene, grazie a Piero Franchini. La prossima settimana, come vi abbiamo già un po' anticipato, parleremo invece di assicurazione. Saranno due argomenti che insomma si alterneranno, quindi grazie per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima puntata. Arrivederci. Con il matrimonio, il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi. Ma tu lo sapevi che il matrimonio reale è costato quasi 36 milioni di euro? Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale. E tu lo sapevi che Sara riconosce un indennizzo maggiorato in caso di furto dei regali di nozze? Certo, lo sapevo. Non lo sapeva. Solo un agente Sara sa sempre come sorprendervi con soluzioni efficaci e innovative. Agenzia Sara Arezzo Arno, l'agenzia che ha a cuore la tua sicurezza. Ad Arezzo, in piazza Gori e Zucchi 7 e con i punti vendita di Città di Castello, Sansepolcro, Castiglion Fiorentino e Cesa. Se gli altri fanno i saldi, noi facciamo gli sconti. Ottica Franchini, in via Marco Perennio, via Garibaldi, via Vittorio Veneto.